La puntata di Senza Bavaglio di quest'oggi intende occuparsi di Ilva. Sono tante le puntate, i momenti di riflessione inerenti all'Ilva di Taranto. Devo dire che non saprei da dove cominciare, perché sono tali e tanti gli elementi che si affastellano che effettivamente è difficile avere un punto di partenza. Non c'è un punto di partenza, figuriamoci se c'è un punto di arrivo per quanto riguarda l'Ilva. Non c'è un punto di partenza perché ogni giorno ne esce una nuova, e quindi quello, quanto si è detto ieri, si cancella o si unisce o finisce per mischiarsi con i vari eventi, che sono sempre peggiorativi. Forse sì, un punto di partenza c'è, che è quello che basti considerare i Wind Days, basti considerare quello che accade quando i venti soffiano e sollevano le polveri sottili. Questo penso che sia il punto di partenza, nel senso che è da questa situazione vergognosa che calpesta la dignità umana, che calpesta la vita, che calpesta il diritto alla salute, è proprio da qui che bisogna partire. Perché vedete, qui noi abbiamo un governo che ci racconta solamente chiacchiere, favole, che oramai ha deciso per la vocazione industriale di Taranto, e non lo si dice apertamente, ma poi il risultato è quello. Voi tarantini siete condannati a morte, vi dovete tenere l'Ilva in nome della produzione industriale. È anche lecito per il governo che con i wind days, i giorni di vento in cui si sollevano appunto le polveri, i cittadini dei tamburi e in modo particolare i bambini debbano tapparsi in casa. Allora cosa fa il governo italiano? Dice: è preferibile che la gente si chiuda in casa piuttosto che chiudere l'Ilva. Chiudiamo i bambini in casa, chiudiamo le scuole, però l'Ilva deve rimanere aperta. Questo è il ragionamento mostruoso. Un governo che si piega o fa finta di ribellarsi ad ArcelorMittal, l'acquirente, il quale acquirente si presenta a Taranto e dice: ma ci saranno oltre 4.000 o di più licenziamenti. Poi, quando viene messo con le spalle al muro, incomincia a trattare. E hanno avuto il barbaro coraggio, questi signori di ArcelorMittal, di dire: noi non stiamo licenziando 4.000 persone, non vogliamo licenziare 4.000 persone, ne stiamo assumendo 10.000, perché giustamente Taranto, lo si sa, no? È una terra di conquista. Vengono da fuori, schiavizzano, colonizzano il territorio e hanno il coraggio di dire: signori, già che vi stiamo dando 10.000 posti di lavoro, ci dovete ringraziare. Questa è la realtà. I consiglieri regionali dove stanno? I parlamentari ionici dove stanno? Molti, quando arrivano i ministri, i sottosegretari, i viceministri, sono lì pronti a servirli e a riverirli, perché tanto si sa, ci sono le elezioni, bisogna ottenere un posto al sole, bisogna avere un posto in un collegio sicuro, bisogna accaparrarsi una posizione utile nel listino, e mica mi posso mettere, per esempio, contro la Bellanova che viene a Taranto, il viceministro. Oppure vedete le strumentalizzazioni, Emiliano e l'amministrazione comunale di Taranto, che oramai è asservita politicamente ad Emiliano. Cosa fa Emiliano? Sfrutta la questione Ilva, cavalca il dramma tarantino dell'Ilva per fare la guerra a Renzi e per fare la scalata nel suo partito, nel Partito Democratico. Questa è la realtà. Una realtà tarantina che viene schiaffeggiata, che viene umiliata. Quando alcuni giorni fa, una decina di giorni fa, si è tenuto a Roma l'incontro con il ministro, tra il ministro Calenda e altre forze rappresentanti del governo e le forze, i rappresentanti sindacali, si è ritenuto non opportuno invitare il presidente della regione ed il sindaco.
di Taranto, come a dire: Taranto non esiste proprio, io non vi calcolo proprio. Questo sta dicendo il governo italiano alla realtà ionica. Sta dicendo: per me tu non esisti. Perché avere un incontro con le forze sindacali in cui si deve parlare di occupazione, in cui si deve parlare di ambiente, e bypassare completamente, non degnarsi neanche di invitare, anzi escludere il presidente della regione e il sindaco di Taranto, significa, signori cari, che noi non esistiamo, che noi esistiamo solo sulla cartina geografica. Poi successivamente si è cercato di, come dire, di indorare la pillola e si è incominciato a dire: sì, ma noi faremo un tavolo a parte, perché la realtà di Taranto, e questo proprio sono gli sviluppi degli ultimi giorni, la realtà di Taranto non rientrerà in un unico calderone, ma la realtà di Taranto avrà un suo percorso diverso, verrà trattato separatamente rispetto a Genova e rispetto ad altre realtà. Ora parlavamo di situazioni di ribellione. Le associazioni ambientaliste certamente hanno avuto un ruolo fondamentale, hanno un ruolo fondamentale. Però un consiglio sincero che mi sento di dare, perché io sono ambientalista dentro e sono un ambientalista che, sapete tutti, no? La mia vicenda con Riva. Non voglio essere presuntuoso, ma quale giornalista a Taranto e in Italia ha avuto il coraggio di mettere con le spalle al muro Riva? Io ho perso un posto di lavoro per aver combattuto per i miei ideali ambientalisti. Dimostratemi il contrario, posso parlare e posso fare pelo e contropelo a più di qualcuno, innanzitutto alla classe politica. Ora, vedete, l'amministrazione comunale di Taranto, il sindaco Melucci hanno presentato ricorso al TAR, sono opposti al TAR nei confronti del decreto del governo, evidenziando appunto tutte le inadempienze sul caso Ilva, sarebbero tali e tante che non mi dilungo. Ben venga, ben venga, mi va bene. Però sinceramente io vedo dietro questa, dietro l'azione dell'amministrazione comunale, la gran regia di Emiliano, perché sappiamo benissimo che Taranto, che la città di Taranto, è commissariata da Bari, da Emiliano, e quindi Emiliano sicuramente avrà detto a Melucci: caro sindaco, tu godi della mia protezione politica, per ora devi fare la guerra al governo. Ma mi va bene, mi va bene. Al di là di quelle che possono essere le finalità e gli scopi reconditi, non è una questione, la questione di fare la guerra al governo. A me non frega nulla del governo. Il problema è che noi dobbiamo fare la guerra per salvaguardare il nostro territorio. Poi arrivano i pannicelli caldi, le promesse da parte del governo: procederemo in tempi rapidissimi alla copertura dei parchi. Signori, la copertura dei parchi è una questione di cui si è parlato, di cui si sta parlando da anni e anni. Ora che ovviamente i wind days, i giorni di vento in cui soffiano le polveri e soffocano la popolazione, stanno diventando sempre più frequenti, allora si cavalca questa tigre della copertura dei parchi. Non so se avverrà, probabilmente avverrà, forse anche in termini meno lunghi di quanto si poteva prevedere, però di fatto la realtà è fatta dai numeri, e i numeri dicono che a Taranto si muore come prima e più di prima. I numeri dicono, signori del governo, che c'è una mortalità infantile a dir poco impressionante. I numeri di ammalati di cancro, fatevi un giro nell'oncologia di Taranto, vedete quanta gente c'è, guardate quel numero che marchia indelebilmente la vita degli ammalati, dei tarantini in genere, lo 048, il codice, appunto, il triste codice per gli ammalati di tumore. E voi potete, signori del governo, potete venire a raccontare tutte le favole e le chiacchiere di questa terra. Voi potete parlare di ambientalizzazione, di progressi, di AIA, di tempi abbattuti o che si intendono abbattere per la copertura dei parchi minerali, ma quando voi parlate di wind days, quando ci si imbatte dinanzi ai wind days, cioè i giorni in cui si dice al cittadino: tu ti devi tappare in casa perché ci sono le polveri dell'Ilva,
tutto il resto è fumo, è aria fritta, sono chiacchiere, sono favole, sono inganni. La realtà è una, che voi state dicendo al cittadino: tappati in casa, perché se no tu vieni soffocato dalle polveri. Contra factum, non vale argumentum. Noi possiamo argomentare in ogni modo. La realtà è che arriva un bel giorno, e i giorni sono sempre più continui, in cui si dice: non dovete uscire, le scuole sono chiuse. Questo, signori cari, si chiama fallimento. E avete visto, nei giorni scorsi sono circolate sul web delle immagini del polverino, del minerale, della polvere, del polverino rosso, che praticamente andava a colorare tristemente le acque, l'acqua piovana. Nei giorni scorsi abbiamo avuto delle piogge abbastanza forti, sostenute per il nostro territorio, ed era davvero triste, drammatico, vedere queste acque che assumevano, che si tinteggiavano di rosso, il rosso del minerale, del polverino. Io dico il rosso del sangue, della morte, della uccisione di tante anime innocenti, uccisioni che il governo italiano, attraverso l'ILVA, consentendo all'ILVA di inquinare, sta perpetrando sul nostro territorio. Quello non era un fiume, uno scorrere di acque, di polvere, ma era sangue, il sangue della gente innocente, dei nostri bambini, dei nostri figli, che vengono costretti a tapparsi in casa. Non la finirò mai di dire queste cose, anche perché io ho spazi autoprodotti, autogestiti, autofinanziati. Non ho editori alle spalle che mi dicano: puoi dire questo, non puoi dire quest'altro. Dovete fare solo i conti con me. ILVA assassina, governo assassino, perché consentire all'ILVA di inquinare e di uccidere significa essere complici di un omicidio, anzi di una strage, di un'ecatombe, quella del popolo tarantino. Senza bavaglio è questo, lo dice stesso la parola. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.